Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video spacchettamento e in un video unboxing di Temu. Sì, ok, va bene. È una guerra persa, è una guerra persa. Per cui non voglio più parlare, non voglio più dire niente e vado a spacchettare subito questo mega paccone. Io non capisco perché a tutti arriva il bel pacchetto arancione, a me no. Ma va bene. E poi devo anche controllare una cosa, che l'indirizzo, il mittente, mi sembra tanto uguale a quello di Wish, ma così a vista, eh? devo controllare questa cosa. Oddio, dai, non ti voglio rompere, su, fai il bravo. Come prendersi a botte con una busta di plastica. Come supplicare una busta di plastica. Guarda. I chirurghi. Taglia però. Ok. I chirurghi. Siamo diventati chirurghi. Di certo se facevo il chirurgo non stavo qua. Però va bene. Ok, ah, ok, abbiamo l'ingresso qui, così posso togliermi piano piano lo scotch quando voglio e riutilizzare la busta. Bene, bene, va bene, ci piace, questa cosa già di questo pacco ci piace, è mega, è enorme, ma basta così. Sto facendo cadere tutto. Ok, facciamo un piccolo angolino, vediamo la prima cosa cos'è. Ok, è un articolo per la casa. Sì, praticamente questo serve per fare la, in genere la ricotta. È un cestello, aspetta, l'apro perché, ecco. È praticamente un contenitore con il cestello per filtrare e siccome io con i latticini cerco di evitarli, per cui tante volte mi faccio formaggio di mandorla o di soia o di quello che è, di solito mettevo dentro una bustina di tela, di tessuto, per cui però mi si pappolava a destra a manca, per cui ho detto ok, prendo l'avviso e non costava nemmeno tanto e ho preso il barattolino. Bene, questo da portare in cucina, per cui lo mettiamo subito da parte. Poi ok, questo è uno stampo, ma ce ne dovrebbe essere un altro che non so dov'è, per cui lo vediamo dopo. Scusate, io questa busta qui mi ha fatto cadere tutto. Questa busta qui mi dà un fastidio, boia. Ho fatto cadere tutto, ma va bene, non fa niente. Mi dà fastidio, mi inciampa, anche perché ho sentito che ci sono cose grandi e non riuscirei a a tirarle fuori. Ok, di questo ce ne dovrebbe essere anche un altro. 3, 6, 9, 12, sì, perché praticamente sono i segni zodiacali. Io ormai ho la mania dei segni zodiacali. Eccoli qui, sono a forma di semisfere. Sembra bello lucido, sembra bello lucido, per cui lo mettiamo. No, stavo guardando se c'era il mio segno zodiacale, ma no, perché c'è l'acquario, i gemelli, bilancia, pesci, sagittario e cancro, mi sembra. Per cui lo mettiamo qui così. Poi. Questi li ho presi per curiosità. Perché ultimamente sono andata al lavoro e mi sono venute le vesciche sotto, mi è venuta una vescica sotto il mignolino,
no, ultimamente, un po' di tempo fa. E questi sono dei cuscinetti in lattice per i ditini. Per i ditini sono molto morbidi, per cui penso che come copertura penso che possano andare bene. Sì. Questi li porterò con me ogni volta che viaggerò, per cui mettiamo subito, ho dovuto fare una borsetta di pronto soccorso e le, di quelle arrangiate, e le metterò lì. Poi tu cosa sei? Sì. Allora, non so se ve l'ho detto, forse un po' di tempo fa, che io adoro le borse a tracolla, che non so come si chiamano questo tipo di borse qui. Sì, si chiamano borse a tracolla, ma penso che abbiano, ok, penso che abbiano un nome. Eccole, queste sono le maniche e qui c'è anche la tracollina da mettere, c'è anche una sorta di pochette con questo sacchiotto, sembra Winnie the Pooh incicciottito, ma sembra Winnie the Pooh, troppo miele, ha mangiato troppo miele. Bene, anche questo da portare di là, bene. Poi un asciugamano turco di cotone. Adesso vediamo se questo ha la texture che piace a me. Insomma, sì, più o meno, perché ne ho presi diversi che... Però questo, dai, sì, lo possiamo lavare. È un telomare di cotone, si chiama asciugamano turco, quelli che non sono felpati, cioè non sono di spugna. E, siccome quelli di spugna, i gatti mi stanno tirando tutti i fili, ho detto provo con questi, anche se temo che anche qui si tireranno un po' più i fili, ma essendo solamente trama ed ordito, il filo con cui si crea questo tipo di tessuto, penso che sia un pochino più facile da rimettere a posto, se dovesse essere, io spero di no. Però, babini, intanto questo lo mettiamo a lavare, vediamo dopo il lavaggio come va. Poi, borsetta, mi sembra una borsettina. Ok, sì, è una trousse più che altro. No, è una borsetta tracolla, sempre piccolina. Infatti qui c'è la sua tracollina, ci sono solamente due separatori. Ah no, non sono due separatori, è la taschina che si chiude con la zip. Poi c'è un'altra taschina qui davanti, un'altra taschina di qua. Molto minimal, ma per quando esco e mi devo portare solamente chiavi, portafogli e tabacco, direi che questa è perfetta. Bene, anche questa portiamo di là perché non mi serve qui in questa stanza qui creativa. Non lo so, è una maschera in lattice. Una maschera in lattice perché quando magari faccio le maschere per il viso, a me piacciono molto quelle in tessuto, preferisco quelle in tessuto, ma spesso e volentieri ci sono anche delle maschere che mi farebbero più bene a me sulla pelle, che non sono in tessuto, praticamente sono in crema normale da stendere sul viso, e volevo provare a metterci, a coprirlo con... Avevo pensato a fare delle maschere tipo questa con le garze, quelle sterili, ma sarebbe stato uno spreco, per cui
ho visto che c'era questa possibilità e volevo provare questa cosa qui. Adesso voi le vedete metà, ma semplicemente perché è piegata a metà. Cioè è piegata a metà, cioè tutta. Adesso non l'apro se no mi si impela tutta. E questa va nella trousse. Nella trousse. Poi, tu chi sei? Con questo pianetina, pianetino qui. Ok, altra borsetta. Sì, ormai sto prendendo solo questo tipo di borsette. C'è la tracollina. Ok. Idem come prima, le ho prese tutte nere perché tanto ultimamente sto vestendo solo nero. Maledetto a me. Tanto il nero sta bene su tutto. Qui non ci sono zip, cioè l'unica zip è questa, per cui io qui non ci metterò niente, perché se non è chiusa con la zip io non mi fido e mi perdo tutto. Però c'era Giove. No, questo non è Giove, questo è Saturno. Cavolo, stai dicendo? C'era Saturno e ho detto ok. Anche perché se i modellini mi piacciono, prendo le misure e li rifaccio come per me. Anche questo va via, cioè va via, va in cucina. Poi, contenitore per i bimbi. No, non sono incinta. Non ho bimbi, non mi sto preparando per una gravidanza, assolutamente no. Vi svelo la mia età, a quasi 50 anni non penso che, al massimo i nipoti, ma un figlio penso che sia un pochino tardi. Allora, questo contenitore l'ho preso perché quanto via, io ce n'ho già uno rosa, e infatti c'era anche rosa, ma io l'ho preso azzurro, perché già rosa ce l'avevo, ecco. Perché mi è comodo quando vado in giro e ci faccio le porzioni di frutta secca. Mi è comodissimo, specialmente quando viaggio, che sto fuori 3-4 giorni. Mi faccio direttamente le porzioni a casa. E poi quando è, mi porto magari solo questo. E questo rimane chiuso. Ok, anche questo va, reparto valigie, reparto viaggi, poi questi, towel, mi sto sparaflesciando, questi sono, ho scritto tutto in cinese, in giapponese, non so cosa, sono praticamente degli asciugamani compressi. Cioè, voi sapete gli orientali quanto, no, no fissa, però hanno proprio quella cultura degli, non so se vi è capitato, ma a me mi è capitato di andare in giro e vedere quelle, sembrano pastiglie, ok, grosse così, o anche leggermente, ma di poco, tu le metti nell'acqua e diventano teli enormi, enormi, enormi. Questo perché nella loro cultura togliere l'aria, oddio non so se proprio definirla cultura, togliere l'aria, alla fine, cioè, il risultato ne è poco. E queste infatti sono tutte così. Adesso qui sul fondo si è aperto, e a me questa cosa non mi piace, ne volevo aprire uno. Ma giusto per, cioè per farvi vedere che sono compresse Jedi, no Jebi, queste sono poche trave. Allora adesso non lo apro, cioè, ma vedete la compressa com'è, cioè sembra una tavoletta da, e poi è dura, ma di misure, vediamo se ci sono scritte. Cioè, questi sono asciugamani 24x30. Cioè, 24x30 sono così. Praticamente sono le lavette per il viso. L'unica cosa che devo vedere è che... Allora, lì c'era... Non mi ricordo se queste erano quelle riutilizzabili o usa e getta.
non mi ricordo, ma devo vedere poi quando mi capiterà, vedrò anche il tessuto con cui sono fatte. Perché adesso, siccome mi sono ritrovata l'ultima volta che ho viaggiato, ridagliela l'ultima volta, è stato un bel po' di tempo fa, e mi dimenticai gli asciugamani, per cui questi sempre in borsa. Perché se il tessuto è riutilizzabile, va benissimo. Ci faremo una pochettina anche per questi. Poi voi cosa siete? Altri traumi per quando viaggio sempre per le vesciche. Solo ho preso questi cerotti triangolari, che di solito sono per dietro il tallone, perché ho preso i Compeed, ma i Compeed praticamente non avevano questa fascia grande adesiva, e praticamente non so adesso di che materiale sono fatti questi, o anche i Compeed, ma mi si appiccicava il calzino, perché praticamente, allora, io quelli che ho preso erano quelli lunghi, anzi non so, dovrebbero esserci qui da qualche parte, perché mi sembra di averli presi, però adesso non li vedo. Avevo preso quelli lunghi, quelli insomma ovali, no? Ma non avevano il bordo con la parte adesiva, cioè quelli si adesivavano così. E non mi sono piaciuti, devo dire che non mi sono piaciuti. Per cui li ho visti e li ho presi. Bene, anche questi, borsetta. Ah, ok. Anche i cerotti normali, sì, li potevo prendere anche in supermercato. Sono rimasta traumatizzata tra asciugamani e cerotti per le vesciche soprattutto. Ne sto facendo basta. Questi però i cerotti sono così grandi, eh. Queste sono bende adesive. Per cui, oddio, mi sta tornando sul pranzo, per cui direi che va bene, fatemi vedere, 15%, ok, no, sono venuta a fare il video con la batteria a 20, per cui niente. Allora, io volevo vedere se c'era anche l'altro, no, ma va bene, intanto andiamo. Poi, no, non ci sono bimbi a casa. Andiamo incontro all'inverno, e questo cos'è? Eccolo. Dove c'è una bottiglia qui da qualche parte, l'avevo messa una bottiglia, adesso va bene, ok. Non fa niente, prendo questo. Questo si fa così. Ed è uno scalda biberon. Ma io invece ci scalderò le mie borracce quest'inverno quando andrò in giro. Questa la posso anche attaccare. Devo provare a vedere se funziona anche con la power bank. Se funziona con la power bank posso andare ovunque. Anche in Alaska. Sì, anche in Alaska. Bene, rimettiamolo a posto prima che si impolveri. Perché qui dentro c'è praticamente, questo dopo serve per lavallo, questo si toglie e il pezzo praticamente è questo, qui dentro ci sono le serpentine che si scaldano, per cui sì, dai. Bene, su, bene, tu vieni qua, ripiegati. Rimettiti dentro e anche questo va in valigia. Cioè, non so se l'avete capito, ma penso che ormai da un pezzo che io ragiono così, che praticamente qualsiasi cosa può essere utilizzata in altri modi come vi fa più comodo. Anche lì basta ingegnarsi. Poi, sempre per i viaggi, solette.
perché le lavo, si rovinano e niente, per cui anche questo è in valigia. Poi eccola qui, io cercavo questa, eccola, ve l'ho detto che sono, ormai mi sono proprio segnata, ormai mi sono segnata. Allora, quando ho avuto quel problema al piede con la vescica, che andai in farmacia, ma volevo prendere pure dei cerotti, un po' di disinfettante, lì mi è preso un attimino il panico perché era la prima volta che avevo le vesciche sotto i piedi, o perlomeno che non avevo niente con cui curarli, disinfettarli, cazzi e mazzi. Sono rimasta segnata, per cui ho chiesto in farmacia, quando ho preso i cerottini di Compid, ma un kit di emergenza le avete? No, si devono creare, si devono ordinare, li facciamo come vuoi. Io tra 2 giorni torno a casa, per cui ho detto no, lascia perdere. Adesso l'ho visto su Timu, per cui ho detto ok, me lo prendo. Questo è abbastanza completo, per cui eventualmente quando mi manca una cosa poi lo ricarico. C'è la garza, quella elasticizzata, c'è, questa è la fascia per tenere il braccio. Questi sono, questi sono i guanti, le pinzette, il nastro per tenere i cerotti, le forbicine, le spille da baglia per tenere qualcosa, non so. C'è anche questa cosa qui bellissima, che è la coperta di emergenza. Un kit di emergenza, secondo me, bisogna sempre tenerlo a casa abbastanza completo. Qui c'è il ghiaccio istantaneo, ma io ho visto che Davrospin ce l'hanno, per cui eventualmente ne comprerò qualcuno da tenere a casa. E questo il kit poi di emergenza invece verrà con me. Queste sono l'alcol, ma sono le salviettine alcol pad. Sono le salviettine imbevute di alcol al 75%, perché il 90% vi fa schifo. Poi va bene, ci sono i classici cerotti, un cerotto grande, ma come ho visto io, 2 cerotti grandi, che sono 5 cm per 5 cm. Questi invece sono i classici cerotti normali. E questo è il libretto di istruzioni. La guida praticamente, oh bello, questo mi piace, è scritto in inglese, maledizione, ma me lo tradurrò tutto. Oh, io ho fatto il corso di primo soccorso, però anche per la posizione antishock, che adesso qui vedete, non vedete, non mi ricordo mai qual è la parte destra o la parte sinistra in cui girare la persona, perché c'è il braccio sinistro. Praticamente non mi ricordo, era quello che porta la vena e porta direttamente il sangue al cuore. Insomma, ci sono molte, molte, mol, molte cose che sinceramente una rinfrescata non mi farebbero male. Potrei sempre andare a fare un corso di aggiornamento o riprendere gli appunti. Se faccio il corso di aggiornamento, ovviamente ci avrò un attestato di aggiornamento. Se non lo faccio, non ce l'avrò. Semplice. Semplice. Adesso voi, ok, via, vi devo sistemare qui in qualche modo. Questo è da sistemare, ci mancano qui dentro i cerottini, quelli per le vesciche. E questo sarà il mio kit di emergenza per quando vado fuori. Poi avevo pensato di fare il mini kit da borsetta con 2 cerotti e 2 pad. Questo, pad quelli imbevuti di alcol, quelli che vi ho fatto vedere prima. Poi, tu cosa sei? Ok. No, non è che non ho comprato niente per creare, è che le sto lasciando per ultime, perché le vedo e le sto lasciando per ultime. Questa è un'altra borsettina a tracolla per quando esco, che mi devo portare solamente telefono, soldi e sigarette.
semplice, classico. Ne ho presi diversi nel corso del tempo perché praticamente li devo testare, la capienza, quello che ci può andare. Devo vedere, sì, potevo vedere le misure, ma no, io lo devo testare con mano. Per cui anche questo andrà a reparto valigia. Ah, qui ho preso un altro asciugamano, che questo invece era quello con una trama differente. Sì, c'è anche la borsetta per mettere l'asciugamano. Dove ti apri? Qui. Ne ho presi diversi anche questi perché penso che mi ci farò tutto il corredo di asciugamani. Ok, strappati, ciao. È questa trama qui che non è che mi sconfinferà poi granché. Però sono, vi ripeto, sono da lavare e da testare. Questa è la borsetta con cui riporre poi l'asciugamano e da portare in giro. Questo è il telomare, praticamente è il telomare turco, però va bene, dai. Poi cos'è? Voi non avete visto niente, eh? No, tutte queste cose che vedo pucciose, non c'è niente di puccioso in me. Tranne questo. Questo è un asciugamano. È un asciugamano per i capelli. Voi praticamente vi fate il turbante e poi vi mettete questo in testa. Va bene? Ok, non lo fate voi, lo faccio io, tranquilli. Quanta batteria mi rimane? 11, tra un po' mi si spegne il telefono. Via, questo pure è da lavare. Poi, diamo gli stampi. Quelli che capita. Oddio, questi erano un po' per Halloween, ma va bene per l'anno prossimo. Vanno bene per l'anno prossimo. Ok, da testare anche questi. Altri stampi, sempre per Halloween, ma anche questi saranno per l'anno prossimo. Ecco perché non ve li ho tirati fuori. Poi, stampi, ok, questi sono per Natale. Bene, 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 bene. Altri stampi, questi sono un pochino esoterici, ma sono belli. C'è la falena, c'è il sole, c'è i funghetti e c'è il serpente. Io non amo molto i serpenti, ma ci stava, lo abbiamo preso. Poi, ah, eccolo l'altro stampo. Ok, così possiamo fare tutti i segni zodiacali. Ok, che è il proseguo di questo, così ce l'abbiamo, metto così se no vi sparaflescio. Abbiamo tutti i segni zodiacali, vai, mettiamo qui che adesso dobbiamo creare. Oddio, ho ripreso una di questa, ma va bene, questo lo mettiamo di qua che lo devo lavare. Poi, ok, già ho visto che non mi piaceva perché non mi piace il tessuto. Questi praticamente sono dei salva slip da donna, preciso, quelli riutilizzabili. Io ne ho fatti diversi, li utilizzo, mi ci trovo benissimo. Volevo provare questi qui, ma non mi piace. Oh là là, questo è l'interno perché c'è il pile, ma fatti malissimo. È il tessuto dietro che non mi piace. Questi li utilizzerò come proprio scorta, perché il pile è tutta roba sintetica, tutta roba sintetica, per cui no, questi bocciati. Poi tu cosa sei? Tu, ok, dai che adesso mi si spegne il telefono, non abbiamo quasi finito. Ok, no vabbè, ma scusami, ah ecco, beh no, ci mancava un pezzo. Questo praticamente, oddio, non lo vedo molto
molto. Devo vedere come. Ah, ma forse si mette dentro la custodia. Sì, questo è per il telefono. Adesso non lo attacco perché così provo a metterlo dentro alla custodia del telefono, in modo che il telefono così te lo appendi. Ne ho visti diversi e volevo provarlo anche io. Per cui questo è un'altra cosa che va via, cioè va via nel senso che non rimane qui stanza, ok, nemmeno questi. Questi li metterò in una bustina. Abbiamo praticamente finito. Sì, c'è rimasta una. Ah, no, aspetta, questo pure. C'è rimasta un'altra cosa rossa. Che perché è stato aperto? È sempre per il primo soccorso, eh? Ma perché è stato aperto? Questa in teoria sarebbe quella più piccolina, ma ne ho prese due. Ok, ci sono più o meno le stesse cose. C'è la pinzetta. Ah, qui c'è anche il laccio emostatico per fermare le emorragie. Qui ci sono anche i cotton fioc. Ci sono povidone. Non so, ah, lo iodio. Forse lo iodio, sempre le compresse di iodio, compresse di alcol, la garza per appendere il braccio eventualmente, il cerotto grande, dei cerotti normali e qui sempre le istruzioni. Per cui ci piace. Adesso lo devo tradurre tutto quanto, me lo rifaccio, me lo metto dentro alla pochettina, così ce l'ho pronto per l'uso. Ok, vai, 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 vai. E anche questo va via. Cioè, va via, va in cucina, a posto. Bene, ragazzi e ragazze, io vi mando un saluto prima che si spenga il telefono. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete, commentate e create. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!